Un cordiale saluto ai nostri telespettatori da Adolfo Leoni. Iniziamo il nostro telegiornale flash di FM TV di Marca. La prima notizia è la partecipazione del neo governatore delle Marche Luca Ceriscioli, che è stato ospite della comunità di Capodarco in occasione della tradizionale festa della comunità. Tra i temi affrontati, la sanità nel Fermano e l'ospitalità ai profughi. Ma vediamo il servizio di Laura Meda. Sanità e sociale. Il presidente della comunità di Capodarco, Don Vinicio Albanesi, è tornato giornalista per intervistare il neo governatore delle Marche, Luca Ceriscioli, sui temi più caldi del momento. E così, inevitabilmente, si parla di rifugiati, di liste d'attesa e pronto soccorso intasati, del futuro dell'IRCA e del nuovo ospedale del Fermano. Se da un lato il governatore assicura il suo impegno sulla questione migranti e conferma l'immediato inizio dei lavori della struttura dell'IRCA, dall'altro gela tutti sul destino del nuovo ospedale di Fermo che avrebbe dovuto vedere luce a Campiglione, spiegando che la regione al momento non ha la copertura finanziaria né per la struttura fermana né per quella delle Marche Nord. C'erano circa, dico una, un numero, 200 milioni di fondi statali per l'edilizia sanitaria, e che potevano essere cofinanziati anche al 5%. Se lo Stato non prevedeva un cofinanziamento al 41%, come è nel caso specifico, diceva poi cofinanziarli anche al 5%. Quindi era possibile mettere il 95% delle risorse. Chi è il primo ospedale che dobbiamo fare? È Fermo? Il 95% delle risorse su Fermo, 5% dalla regione, e fare l'ospedale. Invece con gli stessi fondi sono su Fermo, sul Salesi, e tutti mancanti del 41% di risorse regionali. Ci abbiamo spalmato quella cifra su 4-5 interventi, l'unico che li ha è l'IRCA. È stata una scelta come poter dire a tanti che c'erano i soldi e poi non hai mandato avanti nulla perché non avevi d'altra parte. L'unica speranza, continua Ceriscioli, potrebbe arrivare contestualmente a una proroga della concessione dei finanziamenti statali dai fondi derivanti dalle alienazioni di alcuni beni regionali. Quello che teoricamente finanzia l'ospedale di Fermo e cofinanzia gli altri ospedali è previsto dalle alienazioni. Quindi dipenderà il destino in tempi recenti del nuovo ospedale di Fermo, uno, dal fatto che questa ennesima richiesta di rinvio venga accettata e che utilizziamo utilmente quel tempo per ottenere le risorse. Però torno al punto iniziale, cosa avevo detto prima? Che vorrei condividere le scelte sanitarie col territorio. Quindi prima ancora di rimettere in moto tutto l'ambaradan, consapevoli, con i dati certi sul tavolo, non con i racconti, con le informazioni sicure, affidabili, di partner che condividono e quindi hanno bisogno con chiarezza e trasparenza di dirsi le cose, affrontare quelle che saranno le opportunità e le scelte e decidere insieme sapendo rischi e variabili che abbiamo di fronte a noi. Infine, come già preannunciato, Ceriscioli ribadisce la volontà di tenere inizialmente per sé la delega alla sanità, con lo scopo di ridare un giusto assetto e indirizzo a un settore che necessita di tanti cambiamenti, al fine di riportare la fiducia ai cittadini marchigiani.